La gestione del carcinoma renale avanzato da un punto di vista dell'oncologo, anche se multidisciplinare, nel corso dell'ultimo anno ha avuto soltanto delle conferme portate al Congresso europeo di oncologia come alcune novità e confermate al Congresso americano di oncologia, con alcune, diciamo così, peculiarità emerse invece al Congresso sul genito urinario a San Francisco. L'aggiornamento dei dati dello studio con più follow-up, che è il CheckMate 214 di Ipinivo verso sunitinib, che con un follow-up lunghissimo ha dimostrato una conferma del dato di sopravvivenza con una quota importante di pazienti che rimangono viventi a un follow-up di 5 anni, 6 anni anche sinceramente, anche nel braccio di controllo con sunitinib, e con l'emergenza di un dato estremamente provocatorio, perché come sapete fino ad oggi i dati erano soltanto vincolati alla label registrativa, quindi il paziente a pronosi intermedia poor, cioè scarsa. Nell'ultimo aggiornamento del database, che comprende anche il paziente a pronosi favorevole, è emerso un leggero vantaggio di Ipinivo su sunitinib. Questo è un dato completamente inatteso, perché l'immunoterapia nei pazienti good risk non è molto performante. La presenza di combinazioni, quasi come monopolio, cioè ne abbiamo quattro in questo momento nella prima linea, rende poi problematico il che cosa fare dopo, proprio perché molte di queste combinazioni consumano farmaci, relegando le scelte di seconda o terza linea a quel poco che resta, e questo dipende anche dal tipo di combinazione. Quindi c'era molta attesa per il dato sul belzutifan, inibitore di IFA, di cui erano già state fatte comunicazioni nel corso degli ultimi 2 o 3 anni, è uscito il lavoro su New England. La median progression free è uguale a quella del braccio di controllo che è Everolimus, ma a distanza di 18 mesi e 24 mesi emerge una differenza cospicua rispetto ad Everolimus. Ora, ribadisco, il dato verso Everolimus, che è un farmaco abbastanza leggero fondamentalmente, ma finalmente esiste un'opzione terapeutica non già utilizzata nelle prime linee per il trattamento. Poi rimane naturalmente la possibilità di utilizzare cabozantinib nelle combinazioni che non lo comprendono in prima linea, o su Nitinib, a volte con risultati anche abbastanza soddisfacenti. Se dovessi però spezzare una lancia su che cosa è cambiato nel corso degli ultimi anni, non necessariamente gli ultimi 12 mesi, direi che la parte più importante era fatta il driving di lunga durata di sopravvivenza di queste combinazioni comprendenti immunoterapia, e la possibilità di aggiungere, in caso di oligoprogressioni o condizioni similari, a questa di una chirurgia di immunoterapia mirata prima di cambiare la linea di trattamento, quindi protraendo il controllo malattia con quello che abbiamo. E l'emergere di alcuni dati sulla chirurgia della malattia residua, anche sul primitivo, a controllo malattia acquisito dopo la prima linea. Questo dopo i risultati degli studi sul ruolo o meno della nefrectomia cinturiduttiva, naturalmente in pazienti trattati con combinazioni di immunoterapia. Quindi uno scenario che si sta un po' consolidando dopo i fuochi artificiali degli ultimi anni, ma consolidando con un vantaggio di sopravvivenza che raggiunge a 5 anni il 30-40% dei casi, cosa che fino ad oggi, fino a ieri, via, non si è mai visto. Quindi non possiamo dire che la battaglia sia vinta, ma abbiamo raggiunto un plateau accettabile rispetto agli anni scorsi, dove tu iniziavi già sapendo che non avresti potuto cambiare la storia naturale. La storia naturale del carcinoma renale l'abbiamo cambiata, adesso dobbiamo capire meglio come personalizzare le scelte dei pazienti con varie istologie, sarcomatoide o non sarcomatoide come componente dei tipi principali, e come gestire meglio le eventuali tossicità della immunoterapia nell'ottica del miglioramento della qualità di vita dei pazienti trattati.